Le case degli animali di Marianne Dubuc. È lunedì e, dopo postino, comincia il suo giro. Impila i pacchi nel suo carretto e si mette in marcia. La prima tappa è dal signor Orso, che aspetta una lettera da sua zia Paolina. Ed ecco un grosso pacco per la famiglia Coniglio. Fiu, niente per il signor Serpente. Meno male, pensa dopo postino, per niente tranquillo. Le case degli uccelli sono molto in alto. Per fortuna, dopo postino, non soffre di vertigini. Ancora e sempre nocciole per il signor Scoiattolo. È ora di una pausa. Dopo postino si ferma dal suo amico Drago per mangiare qualche salsiccia alla brace, pericoloso, ma delizioso. La signora Talpa ha ricevuto il suo pacco. Grazie, dopo postino. Ed ora un dolcetto per le signore formiche. Un po' più in là, la signora Tartaruga riceve dei bei patti a rotelle per la sua casa mobile. Poi una sosta dai coccodrilli. Oh, che umidità! Dopo postino non arretra davanti a nulla per consegnare i suoi pacchi. Guarda, guarda, qualcuno gioca a nascondino fra i coralli. Ed ora una piccola lettera per la signora Mosca. E poi è il turno del signor Lupo. Non bisogna far rumore dalle sorelle pipistrello e dai pinguini. Brrr, è inverno tutto l'anno. Il signor Yeti ha ricevuto delle deliziose tortine salate da sua cugina Zana. Buon appetito! Ora bisogna tornare giù. A presto, Kamoshi! Resta solo qualche pacco. Questo qui non ha un buon odore e questo è grosso e anche un po' inquietante. Ecco fatto, non resta che un pacco. Per chi è? È per il piccolo Tommaso. Buon compleanno, topolino mio. E dopo postino finalmente torna a casa. Ma aspetta, aspetta, dopo postino, ho una domanda da farti. Come si chiamano le case degli animali? Si chiamano tane, signora maestra. Le case degli animali si chiamano tane. Grazie, dopo postino. Andiamo a sbirciare dentro la casa del signor Coccodrillo. Coccodrillo, che cosa c'è nella tua tana? C'è una comoda piscina nel cerchio rosso, una bella cucina nel cerchio bianco, un grande bagno nel cerchio blu e un comignolo sul tetto nel cerchio giallo. Grazie. E signora Talpa, invece nella tua casa? Io ho una lunga scala che mi porta in cucina, nel cerchio arancione, una piccola camera da letto nel cerchio giallo, un bagno nel cerchio blu, un ripostiglio nel cerchio verde e un comignolo nel cerchio azzurro. Ciao ciao!